facciamo le vacanze qua. Si sta bene dappertutto nella Riviera Romagnola. Ma in Riviera si rimorchia? Stasera si vedrà. Che cos'è la Riviera Romagnola? È un sogno. Se uno si diverte il tempo passa veloce. Per un'estate ho girato per la Riviera Romagnola a parlare con le persone in vacanza. Stai qui finché non va giù il sole e poi ancora, ancora, ancora fino a domani mattina. Ma lei da giovane veniva sempre qua in Riviera? Mai, sono mai venuta. Come mai avete scelto la Riviera? Per il semplice motivo che c'è più divertimento. Questa sera ci divertiamo, balliamo, beviamo e via. La Riviera è una striscia di sabbia lunga un centinaio di chilometri che va dalla foce del Po al confine con le Marche. Ma com'è la Riviera Romagnola fuori stagione? Fermo le immagini. I luoghi che ogni estate accolgono milioni di turisti si presentano così, come un enorme palcoscenico vuoto in attesa dei protagonisti. Nei posti di mare l'arrivo della primavera coincide con l'avvio della stagione. Infatti in tutte le strutture presenti qua lungo i 110 km di costa iniziano a lavorare. Stabilimenti balneari, hotel e ristoranti iniziano a riaprire battenti. Un'infrastruttura fatta da migliaia di attività pronte a ospitare milioni di turisti. Qui ognuno trova quello che vuole, dalla vacanza extra lusso al weekend mordi e fuggi. In questo stabilimento sono al lavoro, vedete, non c'è ancora niente, è ancora tutto chiuso. Poi ci sono tutti questi condomini che durante i mesi estivi vengono messi in affitto, con tutti gli appartamenti che saranno seconde case oppure appartamenti che verranno affittati. È il primo weekend di giugno, il termometro segna 28 gradi. Sono a Rimini, sulla spiaggia libera. Dietro di me c'è la ruota panoramica, una delle attrazioni principali, più famose di Rimini. E in questo tratto di spiaggia libera le persone vengono a prendere il sole e a passare qualche ora di mare, o un weekend o anche una giornata singola. Che cos'è di speciale Rimini? Rimini offre il relax, il divertimento, il mare pulito adesso e ottimo cibo. Ah, che puoi trovare tutto quello che vuoi, sostanzialmente quello. Tutto cosa? Proviamo a spiegare. Tutto, tutto, dal divertimento al lavoro, a persone, dai romagnoli che sono fondamentali. Punti di forza della Riviera. E di Rimini dove siamo adesso? Ma direi l'accoglienza turistica la fa da leone. Noi siamo riminesi, non ce la faremo mai venire a meno alla nostra Riviera, è un bene prezioso per noi. Che cosa ha di speciale Rimini? Tutto, tranne il mare, tutto è speciale, compresi i romagnoli, l'ospitalità, il cibo, e tutto quello che si trova in Romagna è eccezionale. Purtroppo non abbiamo un gran mare, ma poi ci fa perdonare anche tutto questo. Lei viene sempre qua in vacanza? Sempre. Sempre. Come mai? Cioè perché? Perché viene sempre qua? Perché si sta bene, non c'è mica alternativa. Lei è di qua, è della Romagna? No, io sono di Reggio Emilia. Ok, Emiliano. Emiliano. Quindi gioca in casa? Molto in casa. E non si sbaglia mai qua. Qualunque posto sono andata, sono tornata sempre a Rimini, perché qui Rimini. Mi piace. C'è il mare, c'è la città è bella. La gente è accogliente, è buona, sì, brava. È una città che dà tutto. Tutto? Sì. Bene. Sono i posti belli, si mangia bene. D'estate si sta a Rimini, mettila così, poi il mondo lo giri durante l'inverno. Perché il mare è quello che è, però loro sono bravi a valorizzare. Sono bravi a tenere fuori la gente dal mare. Esatto. Vivere a Rimini, una città con il mare, con il turismo, il divertimento, cosa significa? Beh, per i più giovani sarà senz'altro una cosa più bella quando siamo stati giovani anche noi, però è bella anche alla nostra età. C'è da uscire, mangiare, divertirsi, adesso non andiamo più a ballare ma ci accontentiamo. Bisogna sempre venire qua a Riviera perché il divertimento qua non manca. C'è la spiaggia, ci sono le colline, c'è l'entroterra, ci sono i prodotti tipici e poi ci sono le belle donne.
mi sposto sulla spiaggia di Cesenatico. La riviera si presenta come un'unica grande città, con decine di stabilimenti balneari e centinaia di strutture alberghiere. Sono nel tratto di spiaggia libera qui di Cesenatico, proprio di fronte al grattacielo. Come mai la riviera piace così tanto? La riviera romagnola è la riviera romagnola, abbiamo dalle discoteche alle spiagge, di tutto. Mamma mia. Perché non venirci? Cesenatico com'è durante l'estate? È un posto consigliato? Sì, certo, sì. È consigliato. Si sta bene. Quali sono le caratteristiche? Bel tempo. Il tempo, i servizi, il mare, c'è tutto, non manca niente. Come mai Cesenatico? Perché noi siamo qui di Cesena, abitiamo a Cesena, quindi... Comodi allora. Esatto, facciamo presto a venire giù. È una fortuna. Sì, è una fortuna, sì. Che cos'è la Riviera Romagnola? È un sogno. È un sogno? È un sogno, sì. Venite sempre qua in vacanza? Sì, abbiamo anche la seconda casa qui. Noi siamo mantovani, abbiamo la seconda casa dall'85 e tutti i fine settimana siamo siete qua. Sì. Quali sono le caratteristiche, i punti di forza della riviera? Divertimento, le ragazze, i locali, la cucina? Dai, un po' tutto diciamo. Tutto? Si sta bene qua in riviera? Sì, si sta bene. Oggi cosa fate? Prendete il sole? State qua? A me non segue, lui prende il sole, io sto qua. Vabbè, che fate oggi in spiaggia? Giriamo, non lo so. Cesenatico è bellissima. Si mangia bene. Si mangia bene, si sta bene. E quindi noi siamo tutti ospiti. Siamo ospiti. Ma lei da giovane veniva qua sempre a Cesenatico? Sì. Sempre qua è stato? Da 16 anni fino a 82 anni. Sempre attuali. Qua? Sempre. Sempre. Come mai? Perché? Perché ci si sta bene, ci si trova con gli amici. Sì. Come vivere a Cesenatico al mare? Beh, bello, c'è la movida, ci sono tanta gente, tanta roba. Veramente. Consigliata per i ragazzi. Sì. Consigliatissima, meta consigliatissima. Sì. Ti stavi mettendo la crema? Sì. Iniziata l'estate allora? Penso proprio, spero di sì. Vieni sempre in riviera con i tuoi amici? Come scegliete questi posti? Di solito ogni tanto veniamo qui perché comunque vicino, siamo di Milano, quindi un paio di ore siamo qua. Com'è cambiata la riviera in questi anni? È cambiata, la riviera è rimasta sempre uguale, sono cambiati i clienti, i turisti. Sì. Sono cambiati perché il turismo in linea di massima è cambiato in Italia e quindi è cambiato un po' tutto. Adesso sono solo famiglie che vengono a fare il weekend, sì. Sono già qualche anno che le famiglie ci vengono qua solo sabato e domenica e durante la settimana non c'è tantissima gente. Da Cesenatico vado a Marina di Ravenna. È un weekend di luglio, nei 60 km che separano le due località cambia tutto. Verso nord la riviera è meno cementificata, mentre la pineta caratteristica riprende i suoi spazi. Sono Marina di Ravenna. Sono venuto qui perché in questa zona ci sono gli aperitivi lunghi sulla spiaggia che durano fino a mezzanotte e sono organizzati dai diversi stabilimenti balneari che lavorano qui. Bevi e patatine! Tutta la serata si fa tutta qui? Tutta la sera, sì. L'aperitivo in spiaggia funziona con l'infradito. Si è ancora tutti con il costume. Se si beve, si inizia a bere birra e drink. Si fa un aperitivo in spiaggia. Una formula che ha cambiato e rilanciato l'economia turistica di queste zone. Aperitivo in spiaggia vuol dire giornate di mare, birretta. Con finita la giornata di mare. Adesso cosa succede? Andiamo a prepararci, poi usciamo di nuovo. Ecco, perché siete qua a fare l'aperitivo? Perché ci divertiamo tutti i sabati, veniamo qua. E siamo sempre qua noi. Sempre qua. C'è gente brava, ci divertiamo. Siete pronte per l'aperitivo? Yes. Come sarà? Bellissimo. E io è tanti anni che vengo qua, mi trovo bene, organizzazione ottima. Ci vengo volentieri. C'è l'happy hour, la birra e la piadina con la salsiccia. Quindi si sta tutta sera qua? Sì, e poi facciamo la festa, sono gli happy. Addio celibato. Addio celibato, si sposa l'8 settembre. Come mai avete scelto questo posto? Perché è pieno di figa. Perché? Ok. Non puoi. E detto in altre parole perché è un posto carino dove ci si può divertire, parlare con la gente. E detto in parole povere, è pieno di figa. Si beve molto. Si beve, poi?
Si beve, basta. Si balla, si beve. Ma si fa così tutta la serata? Sì, più o meno. Tutta la notte. Tutta la notte. Come sono questi aperitivi in spiaggia? Cosa si fa? Sono molto violenti. Violenti è il termine giusto. Poi io la vedo così, sono un ragazzo molto pacifico, però sono molto violenti. Funziona che speriamo che qualcuno ci offra della birra. Anche per te? Sì, chiaramente. Birra, spiaggia fino a tardi. Niente, bisogna farsi prendere, andare al bancone il prima possibile, perdere un po' da bere, poi... Adesso è appena finita la giornata di mare, quindi si sta qui. Sì, stai qui finché non va giù il sole e poi ancora fino a domani mattina. Voi lo fate spesso? Sì, com'è che funziona? Qui il sabato, una piadina con la salsiccia, un paio di birre, niente, balliamo un po' e poi... Poi andiamo a casa. Un preserata. Un preserata, esatto. Un preserata che si fa in spiaggia. Sì, esatto, poi chi vuole continuare può andare in discoteca, nell'unica discoteca che c'è qui a Marina, perché ne abbiamo solo una, quindi. È un polmino di cosa questo? Di gnocche. Ma tu sei qui a fare l'addio al nubilato. Al nubilato. Con le tue amiche. Sì. Ma voi siete qua per cosa? Per fare addio celibato suo, guarda. Addio celibato, sei pronto per l'aperitivo stasera? No, assolutamente no. I ragazzi che vengono qui a fare l'aperitivo si spostano lungo questa stradina nella pineta che collega i vari bagni che fanno l'aperitivo. Ma ti sembra l'aperitivo questo? No, dopo le 7:30 è ubriacatura, è alcolismo qua. Ecco, cos'è questo drink? È un bevitone. È un? Un bibitone. Bibitone. Te lo bevi da solo? No, con lui. Qui la serata è iniziata. L'happy hour lungo qui in Riviera, qui a Marina di Ravenna. Lascio Marina di Ravenna per Milano Marittima, in un luogo che ha fatto degli aperitivi in spiaggia il punto di forza. E questo è uno stabilimento balneare molto frequentato dai ragazzi che vengono qua da tutta Italia per fare l'aperitivo in spiaggia. È sabato 4 agosto e qui, dopo una giornata in spiaggia, tutti ballano sui lettini. La giornata è mare, sì, spiaggia, sole e poi gli amici che dicono facciamo una bella brocca tutti insieme. Come funziona l'aperitivo? Si beve, sì, tanta figa e... Poi un bagnetto, balla. Si balla. Con cosa ti aspetti da queste vacanze? Divertimento! E gli aperitivi in spiaggia, cosa vuol dire? Come ti piace? Bellissimo, il rimorchio! Il rimorchio? Ma si rimorchia a Riviera? Tantissimo, è il miglior posto, venite a Riviera! Ma in Riviera si rimorchia? Sì! Ah, vediamo stasera! Stasera si vedrà! €10 un cocktail e sei sobrio, sei tranquillo, ne ho due, sei a posto. Aperitivo, sì? Torno a casa, doccetta e si va a mangiare. Sì, semplicemente. Caso. E si beve. Sì, figa però. Vabbè, certo. E si beve. Siamo qui per l'addio al nubilato di mia sorella. Simo. Super weekend a Milano Marittima! Come mai la Riviera Romagnola? Perché dove c'è più divertimento e bella gente. C'è la sua! Sì. Anche perché sono ormai 10 anni che veniamo qua. Perché a Ferragosto noi veniamo sempre in Riviera. Oggi è Ferragosto e siamo... Oggi è Ferragosto! Ovviamente. 10 giorni in anticipo. Ma sì, ma si fece sempre giorni per festeggiare in anticipo. Fantastico. Siamo venuti dalla Toscana apposta, ci hanno consigliato di passare, posto top dell'Italia. E domani la Toscana. Dalla Toscana. Quali sono gli approcci in Riviera? Come ci provano? Le Marche, considera, e sono molto diversi. Qua quantomeno ti danno da dire, ci si diverte anche, via. Cioè, come sono gli approcci? Passo la parola a lei, vai. Allora, lei... approccio dei ragazzi. L'approccio è molto buono, anche perché noi venendo dalle Marche il romagnolo è molto più aperto su tutto, per cui hanno un'altra mentalità qua.
Siete qua in vacanza? Sì, Milano Marittima? Sì, sì, sì. Come mai avete scelto la Riviera? Per il semplice motivo che c'è più divertimento, ci si diverte. Il mare non è un granché, però come vita non c'ha nulla a che vedere con tutto il resto dell'Italia. Come mai avete scelto questo posto per fare l'aperitivo? È perché sta la gnocca. Quindi ragazze, si va ragazze qua? Alcol e ragazze, via. Ok. Viva la figa. Siete qua in vacanza? Sì, per il mio compleanno. Aperitivo in spiaggia, come mai? Perché penso che sia uno dei momenti più belli da condividere con i propri amici, soprattutto con le persone a cui si vuole bene, quindi gli amici sotto. Cioè, quindi sei in compagnia con gli amici, ti fai la Sono in compagnia con gli amici, mi sto divertendo, faccio le power in spiaggia. Sei la sposa? Sì, sono io. Addio al nubilato allora. Esatto. Come mai avete scelto la Milano Marittima e la Riviera? Non lo so, ne chiederò alle ragazze perché è stata tutta una sorpresa. Stamattina sono venuta a svegliarmi alle 2:30 e mi hanno portato qua. Quindi la scelta è stata loro. Una giornata intensa allora. Sì, sì, però hanno azzeccato la scelta, mi piace. Perché Milano Marittima? Una bella meta, giovani, divertimento. Aperitivo in spiaggia. Divertimento. Divertimento. Vacanza. Siete qua in vacanza allora? Certo, come tutti gli altri penso, immagino. Okay. Deciso okay. Tutto le mie. Quindi sei in balia delle amiche? Sì. Vacanza, vacanze in Riviera Romagnola. Non abbiamo programmi. Però weekend di fuoco, davvero, weekend di fuoco. Weekend impegnativo? Sì, sì. La festa prosegue, ma come si vive una notte d'estate sulla Riviera Romagnola? Ho fatto la stessa domanda ai ragazzi a Riccione, Marina di Ravenna e Milano Marittima. Sono le 11:30, sono in viale Ceccarini a Riccione. A quest'ora tanti ragazzi si stanno organizzando, si stanno programmando la serata. Qual è il programma della serata qua a Riccione? Guarda, noi dobbiamo andare a ballare. A ballare? Esatto. Quindi tutti quanti a ballare, esatto. Stasera. Esatto. Qui a Baia Imperiale. Ma però se facciamo un giro qui e poi andiamo a bere qualcosa, vediamo. Tranquillo? Sì, tranquillo. La serata qui in piazza? Sì. E dopo? Non lo so, perché non so il programma. Qual è il programma della serata a Riccione tipo? Villa della Rosa. Quindi in discoteca? Sì. Fino a che ora si tira? Fino a che non finisce la festa. Ok. Quindi è una serata lunga? No, se... Se uno si diverte il tempo passa veloce. Che vacanze sono a Riccione? Che vacanze sono? Movimentate, movimentate, divertimento. Movimentate. Sicuramente non rilassanti. Ok. Movimentate, non rilassanti, poi? Basta. Euforiche. Basta. Allegria, felicità. Aspetta, a che ora andate a letto? Le 5. Poi un'uscita, poi boh, forse vedere l'alba in spiaggia. Quindi si fa la mattina? Sì. Penso proprio di sì. Andiamo a Baia Imperiale. Oggi, poi andiamo domani andiamo alla schiuma party. Sempre in discoteca? Quindi. Sì, sempre. Ah, sì. Ma anche al mare, è importante anche andare a abbronzarci. Cosa vi aspettate da queste vacanze? Divertirsi prima di ritorno a scuola. Uguale? Sì, uguale. Tanto divertimento. Qui sono alla stazione delle Corriere di Riccione. Qui molti ragazzi vengono a prendere l'autobus per andare nelle varie discoteche qui della Riviera. Questa linea sta per partire. Qual è il programma della serata? Cocorico. In discoteca? Sì, sì. Che ore si fa? Quello si deciderà poi. Tardi? Tardissimo. Non dormite mai? No. Qual è il programma della serata? Cosa sentiamo facciamo? Cosa... È tanto toto e poi dopo tanto divertimento. Quindi state qua a fare serata per sì. L'aperitivo. Lungo. L'aperitivo e poi dopo anche oltre seratona l'aperitivo. Una seratona. Sì. Allora, qual è il programma della serata? Facci di brutto. È impegnativo? Abbastanza. Costa e non so se ce la diamo a fine serata, però ci proviamo. Sì, questa serata è lunga, impegnativa. Sì, sarà molto impegnativa questa serata. Ecco, cosa farai? Questa sera ci divertiamo, balliamo, beviamo e via. E poi? Basta. Poi basta. Poi basta. Il programma della serata stasera qual è? Fino a 00:30 si balla, si beve tutti insieme. E poi? E poi andiamo al Baby K in quella discoteca che c'è di là. Sì. Poi si finisce così. Beh, fino a che ora? Le 5, le 6, poi dopo si va in camping a dormire. Stiamo andando già alla piada da noi perché poi sì. Dopo torni a fare l'aperitivo. Fate la serata qui. Bravo. Esatto. Poi comincia l'happy hour. L'happy hour, prima lo Zanzibar. Ma a che ora? L'happy hour circa? Alle adesso più o meno. Una alle 7 e una alle 8. Ok.
quindi... Un'oretta, prendi due drink, ne paghi uno. E quindi... quindi si passa la serata qui, in... esatto. Cioè nei però, bagni. Lato negativo, numero. Mezzanotte e mezzo, finisce tutto. È una serata lunga, una serata molto lunga. Serata lunga e intensa, dove noi daremo tutto, cercheremo di accontentare tutta la platea che è qui presente. Siamo qui fino a chiusura, penso, poi andiamo a ballare da un'altra parte. Ok. Fino a quanto dura la serata? Fino a mezzanotte e mezza. Fino a mezzanotte. Poi cosa succede? Cosa si fa? Poi si è sbronzi, quindi si va a letto, perché arrivi già troppo sbronzo. Programma della serata? Ah, niente, è finito l'aperitivo, con calma, ci si cambia, l'una e mezza si va alla villa, fino a mattina. Andiamo a ballare fino a tarda notte e poi ci ritroveremo qui in spiaggia fino a domani mattina. Quindi fino all'alba state in giro? Ma fino a domani. Programma della serata, boh, forse Villa Papè. Si va in discoteca? Sì, in discoteca. A rimorchiare? Rimorchiare, forse. Quindi fate una serata in discoteca? Esatto. Fino a che ora? Fino alla chiusura. Almeno alle 5. A che ora è andata a letto? Ah beh, quello appena finisce la serata, quindi tardi, molto. Molto tardi. Molto tardi. Vacanza, vacanza in Riviera Romagnola. Non abbiamo programmi. Però weekend di fuoco davvero, Weekend impegnativo? Sì, sì, molto. Ora si torna a letto? Non si va a letto proprio. Non si va a letto? Si dorme. Ma vediamo, una cena, poi vediamo se andare a ballare oppure andare a letto. E ancora si va a letto? Dipende, se si va a ballare quando è giorno, se no alle 2, alle 3, vediamo. Una serata impegnativa allora. Comunque. Potrebbe essere, potrebbe essere. È una notte di agosto e tutti inseguono il divertimento. La musica accende le emozioni, i sogni, le speranze. I suoni della notte svaniscono con le prime luci dell'alba, i ragazzi vanno a letto e c'è chi invece si sveglia per iniziare la giornata. A che ora vi alzate la mattina? Alle 7. Noi alle 7. Io alle 7. Sono a Pinarella di Cervia. Qui si trova la casa per ferie del comune di Modena. È una struttura costruita negli anni 50 e oggi viene utilizzata per i soggiorni dedicati alla terza età e ai disabili. Le storie che ho ascoltato raccontano un'altra Italia e un altro modo di vedere le vacanze. Ma lei da giovane veniva sempre qua a Riviera? Mai, sono mai venuta. Mai venuta? Gli ultimi anni questi qua, mi hai capito? Dove faceva le vacanze? Perché non potevo, hai capito? Non poteva? No. Ecco, com'erano le vacanze? Cioè una volta com'era andare in vacanza... Com'era? Non è come mio marito è morto, che aveva 60 anni, sì. Allora no, con i figli non sono potuto andare al mare. Certo. Adesso posso godermi questi anni. Ma quando eravate giovani cosa si faceva? Oh caro, solo lavorato io, a dire la verità, perché avevo un mutuo da pagare e le ferie non ci andavo. Invece adesso i giovani spendono tutto in vacanze. Però giri. Per me è uno sbaglio, bisogna che siano anche attenti anche loro poi, perché... A spendere. Spendere, perché si finiscono fan presto. Beh. Certo. Comunque adesso il mondo è così, niente da fare. Invece una volta era diversa, chi poteva andava, chi non poteva rimaneva. Certo. Da giovane che vacanze faceva? Ma io mandavo in ferie in colonia le mie bimbe. Sì. E li andavo a trovare, il corriere, avanti e indietro. Poi lavoravo in clinica, avevo le ferie poche volte in estate. E quando potevo andarci andavo sempre qua a Cesenatica. Ma erano quei 10-12 giorni che si faceva. Per mettere assieme un po' di benessere, far studiare i figli, mettere insieme. Prima veniva la famiglia, venivano i figli e la famiglia. Avevo due figlie, mio marito che lavorava alla Benfra, insomma in una cosa metalmeccanica, però io lavoravo in clinica e c'era da metterli in fila. Da metterli in fila. Si andava via col marito, E col ragazzo. E col ragazzo. Adesso siamo vedove, sì. Non abbiamo nessuno, andiamo via con le amiche. Lei veniva qua anche da giovane in Riviera? Si è cominciato a poter girare, perché io, sa, una volta si girava poco, non c'era mica in mezzo alle macchine e via discorrendo. Dopo che ho messo sulla macchina, che io avevo già più oltre 40 anni,
appunto a me da sola a macchina sono sempre venuto. Quindi era anche diverso fare le vacanze una volta, senza macchina? Beh, senza macchina non sono mai venuto qua, io mi spostavo sempre con la macchina. Come sono le vacanze tipo adesso rispetto a quando era più giovane? Come adesso, forse quando ero più giovane si sperava nelle vacanze, ma si pensava più a lavorare, le famiglie, i bambini. Adesso invece purtroppo i figli sono grandi, purtroppo sono rimasto solo e cerco di passarmi il meglio possibile, negli ultimi anni di passarmi il meglio possibile, un po' in compagnia con la gente per cercare di stare un po' bene, insomma. Alla Casa per Ferie il programma è pieno di attività, ma l'importante è stare in compagnia. Facciamo il programma della giornata. Sveglia alle 6. Si socializza, si sta in compagnia. Ecco, si passa una vacanza. Specialmente un po' vecchi possono stare con in mezzo agli altri. Sono le 9:30 del mattino. Cosa si va a fare a quest'ora? Andiamo a fare ginnastica. Ginnastica? Sì. Poi cosa si fa? Andiamo a camminare un'ora. Dopo la camminata? Andiamo a far colazione. Allora, adesso qui inizia l'attività muscolare qui in spiaggia. Apriamo e chiudiamo 10 volte. Ce ne sono. 3, 4. Si balla, sì. Si canta, si gioca a tombola. Quindi ci sono un sacco di cose da fare. Giochi, stasera abbiamo i giochi. Ma balla, cosa sono serate danzanti? Sì, dov'è? C'è la musica, sì. Divertente però. Molto divertente, guarda, un relax che ci voleva per noi anziani che lavoriamo sempre a casa. È uno svago, proprio un relax. Se vogliamo andare nell'acqua, andiamo nell'acqua. Le cose da fare non mancano, quindi. Sì, qua ce n'è fin troppo. E stasera cosa si fa? Stasera c'è il pinacolo. Il pinacolo. E andiamo a giocare a pinacolo. Sì. Niente discoteca allora. No. Qui vita da spiaggia proprio. Sì, proprio vita da spiaggia. Vita proprio da spiaggia. Ci sta bene? Ci sta bene. Io gli anni che vengo qui in mezzo e io mi trovo bene. Qua cosa si fa? Niente. Io faccio niente, proprio niente. Quanto ho capito è una giornata impegnativa. Sì. Alla fine, bella piena. Siamo degli anziani ancora molto attivi, non c'è nessuno che... Sono distaccate, più che relax. Sì. Poi quando andiamo a casa cambia tutto. Quando si torna a Modena? Dopo si torna alla vita normale. Sì. Quello è un gruppo di persone. Qua è bello perché poi molti anni che veniamo... 50% è sempre quelli, molti cambiano perché sa, nell'invecchiare qualcuno si dimentica a casa, magari ha qualche acciacco che non può andare via. Lei signora come sta passando questo periodo? Stiamo passando bene, insomma, dove siamo ci trattano bene, non ci possiamo lamentare, però c'è solo il mare che fa schifo, che sporco. Ecco. Io sono 90 anni e sono molto contenta di essere nel mondo. Bene. 90 anni portati benissimo. Proprio 90 anni e un mese. È un mese. La Riviera è pronta per la volata finale. È una calda giornata di agosto, il periodo di alta stagione. Il motore spinge al massimo, giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma con l'arrivo di settembre e dei mesi autunnali, la vita lungo la riviera inizia a rallentare. Quei paesaggi che hanno fatto da cornice alle vacanze di milioni di persone cambiano aspetto. E sui luoghi in cui per 3 mesi è andato in scena il più grande fenomeno popolare dell'estate italiana, cala il silenzio. Tutto svanisce nel nulla. Il mare torna a essere l'unico grande protagonista.